Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Ma prima di tutto, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Beh, si è conclusa la partita al Penso di Venezia, dove il Pisa ha pareggiato 1-1. Pareggio che fondamentalmente non serve né all'uno né all'altro, tanto per essere chiari. E che dire, vediamo un bicchiere mezzo pieno. Io ho aspettato le dichiarazioni, io speravo che qualcuno scendesse della dirigenza a dire va bene, Maran esonerato, e così non è. Vabbè, e andiamo avanti così, che problema c'è? E andiamo avanti così. Allora, vediamo un po' di sistemare la situazione, di addivenire, diciamo così, a una visione, insomma andiamo a vedere quella che è stata la partita. Partita l'ha condotta il Venezia, fin dall'inizio l'ha condotta il Venezia. I primi minuti sono stati appannaggio sicuramente del Venezia e dopodiché la rete viene su un bel tiro di Novakovic al 40esimo, niente da dire. Poi in precedenza avevano preso un palo, poi Nicolas che ci mette del suo. Bene, poi lanciato, Liozzi, bravo, ci ha salvato, diciamo così, o meglio, ha salvato la panchina di Maran, ha preso da solo e ha fatto la rete. Quindi al 44esimo riportiamo la situazione in parità. Secondo tempo, io dico questo, no? Visto che Ionita, cioè, oggi era nervoso abbastanza, cioè, cambia, l'era già ammonito, è andato a rischio di prendere una seconda ammonizione in un'altra occasione, cambia, sostituiscilo e metti Mastino a quel punto, no, si insiste, e quando poi alla fine l'arbitro lo butta fuori, somma le ammonizioni fuori e si rimane in 10. Pisa non crea assolutamente niente, non crea, è inutile dire qui non abbiamo più. Cioè, io, voi andate a vedere le dichiarazioni di Maran, sembra che abbiamo vinto la Championship, questo è quanto, ma non è così, ragazzi, andatevela a vedere bene la partita, analizzate bene la partita, cioè non ci siamo nella maniera più assoluta. Poi mi sento dire qui i giocatori risentono ancora delle scorie dei playoff, riferendosi a Beruato, Nagy, Sibyl, ma di cosa stiamo parlando? Ma questo allenatore, ma di cosa sta parlando? Ma di che cosa sta parlando? Io, a costo di diventare impopolare, a me non interessa, cioè, ma mi interessa il Pisa, non interessa né la popolarità né qua e né là, cioè, forse ne, ma non interessa, perderò gli iscritti, pazienza, a me questo allenatore non mi piace, è pericoloso, non dà un'identità alla squadra, i giocatori sembrano altri giocatori, cioè i giocatori che l'anno scorso erano giocatori di punta, giocatori fiore all'occhiello, cioè, stanno perdendo tutto quello che erano, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Io ho una vita che lo dico e ancora che insistiamo, io voglio dire, ma di cosa? Il Pisa aveva bisogno di 3 punti oggi, di una bella vittoria aveva bisogno, cioè aveva bisogno di convincere sotto il fattore gioco, sotto il fattore, ma di tutto, anche di carattere, e invece non è stato così. Ma grazie agli Osi che ha preso palla alla fine, è andato a sacca. Cioè, andiamo a vedere il tabellino. Allora, il tabellino recita 18 tiri per il Venezia, il Pisa ne ha fatti 6. Quanti tiri in porta ha fatto il Pisa? 2. Il Venezia ne ha fatti 4. Dici te, ma non è che ne ha fatti tanti di più. Vero, ma le occasioni, l'ho già detto prima, il palo, Nicolas che ci mette del suo in 2-3 occasioni. Bravo Nicolas, ci ha salvato il risultato, ci ha salvato l'1-1. E poi andiamo a vedere, al di là dei falli, insomma, vabbè, gli ammoniti sono stati 3-3, le espulsioni, una per noi, 0 per il Venezia, ma la cosa anche più preoccupante qual è? 10 calci d'angolo, 10 per il Venezia, 1 per il Pisa. Segni evidente che il Venezia ci ha tirato di più. Questo è il discorso. Noi cosa abbiamo fatto? Il mister ha detto che dopo che è stato, cioè praticamente abbiamo giocato meglio in 10 che non in 11.
se sfruttavi le ripartenze, in taluni occasioni hai sfruttato una ripartenza, due, va, ma per il resto, ma mi fai il piacere, cioè, ma fammi la cortesia. È una squadra che non ha un'identità, i giocatori si stanno perdendo, al di là di Canestrelli che ha fatto un paio di errori, e l'errore di Canestrelli ci è costata la rete. Va bene, ma può succedere, ma c'è la reazione della squadra. Avete visto una reazione voi, una reazione degna di nota? No, è stato Gliozzi che ha preso la palla e si è inventato questa rete. Cioè, questo è il discorso. Ma di cosa stiamo parlando ancora? Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, io aspettiamo ancora a voler cambiare allenatore. Allora, ricordo che il Sud Tirolo ha pareggiato oggi, quindi due vittorie, un pareggio, e niente, e Sud Tirolo è a 7. Sud Tirol è a 7 con il cambio di allenatore, perché Bisoli ha trovato la quadra, questa squadra. Noi siamo ultimi a 2 punti, abbiamo giocato 6 partite, siamo ultimi a 2 punti. Vi faccio questa domanda, anzi io dico questo, ora faccio un post e vi dico, e già vi do la domanda a cui voi, se volete, mi farebbe piacere, insomma, avere una vostra risposta. Vi sembra che dopo la partita del Venezia vi sia stata la svolta così conclamata? Questa è la domanda che io vi pongo, perché magari io vedo una partita e sbaglio, e voi magari ne vedete un'altra e magari avete ragione voi. Questo è il discorso. A me non pare che oggi ci sia stata la svolta, non mi pare che oggi ci sia stato questo grande entusiasmo, questo entusiasmo da parte dell'allenatore dopo la conferenza, perché ormai aspetto la conferenza dell'allenatore per fare il video. Una cosa assurda, cioè, voi andatelo a sentire, cioè alla fine abbiamo vinto, che cosa? Ma cosa hai vinto? Pareggiato, Barbagrazia, sei pareggiato e ancora ti tengono sulla panchina del Pisa Sporting Club. Allucinante, semplicemente allucinante. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo che lunedì c'è la trasmissione, noi siamo nerazzurri. Che dire più? Non ho parole. Pisa resta e tutto il resto passa.